Siamo con Giuseppe Ravasi, responsabile sviluppo ecosistema di IBM Italia. Dottor Ravasi, ecosistema è una parola strana se applicata alla tecnologia, all'innovazione. Perché lei è responsabile dell'ecosistema e di che cosa si occupa? Beh, l'ecosistema, diciamo che noi puntiamo sull'ecosistema, è l'argomento più attuale perché in questo momento per fare innovazione non servono più solo le aziende, non servono più solo le start-up, ma ci deve essere intorno tutto un appunto ecosistema fatto da università, appunto start-up, comunità di sviluppatori, grosse aziende, business partner, compresi anche incubatori, finanziatori, cioè tutti quelli che possono favorire la crescita dell'innovazione. Io in particolare all'interno dell'IBM sono responsabile per l'Italia dei programmi per le start-up, per il mondo accademico e per le comunità di sviluppatori, in particolare sul cloud. Ecco, come il cloud può essere d'aiuto alle start-up? Che valore aggiunto concretamente riesce a dare? Beh, il cloud prima di tutto è utilizzato dalle start-up, ma è utilizzato ormai da tutta la comunità degli sviluppatori. Pensate che nel mondo ci sono circa 18 milioni di sviluppatori, 10 milioni di questi già sviluppano in cloud. Quindi è un nuovo modello di economia che consente un migliore time to market, consente di non fare investimenti a priori, ma di utilizzare solo effettivamente le risorse quando servono, e quindi di rispondere molto più velocemente. Di questi 10 milioni che lavorano in cloud, c'è una percentuale intorno al 35% di sviluppatori di grosse aziende, il 40% degli sviluppatori di independent software vendor sviluppano in cloud, ma teniamo presente che il 100% delle start-up sviluppa applicazioni in cloud. Quindi ormai, se parliamo di applicazioni mobile, analytics, applicazioni di questo tipo, social, CRM, e-commerce, eccetera, sono tutte associate al cloud. E quindi concretamente l'IBM punta molto sul cloud per favorire l'innovazione e quindi anche per aiutare sia il mondo universitario che gli sviluppatori che le start-up attraverso dei programmi molto concreti. Prima di tutto voglio sottolineare che ieri, ma proprio ieri, giorno 16 giugno, abbiamo inaugurato ufficialmente un data center italiano, uno dei 46 data center nel mondo, di SoftLayer, che è il cloud infrastrutturale di IBM. È un'eccellenza perché la corporation ha investito 50 milioni di euro in Italia, creando anche occupazione per aprire questo data center e per mettere anche le risorse in cloud vicine a, ad esempio, la pubblica amministrazione piuttosto che le banche, perché altri tipi di società quando lavorano in cloud non hanno la preoccupazione di dove fisicamente stiano i dati, ma se parliamo di pubblica amministrazione o di alcuni settori bancari vogliono anche sapere che fisicamente stiano dentro il territorio nazionale. Questo è per quanto riguarda l'infrastruttura. Per quanto riguarda invece il platform as a service, cioè tutto quello che serve per sviluppare e rilasciare applicazioni in cloud, l'IBM ha una piattaforma che si chiama Bluemix, che è una piattaforma assolutamente aperta, aderisce agli standard della Cloud Foundry Foundation, e su questa piattaforma uno sviluppatore, senza comprarsi niente a priori, può accedere e trovare tutti i servizi che gli servono per arricchire una sua applicazione scritta nei modi più tradizionali con i prodotti open source. Quindi è una piattaforma aperta alle applicazioni, ai servizi appunto open source o di altre aziende. Concretamente, dicevo, per le start-up l'IBM offre un credito di $1000 al mese per 12 mesi, start-up che abbiano determinati requisiti molto facili da raggiungere, per utilizzo di risorse cloud. Conoscendo le esigenze delle start-up e conoscendo i costi di queste piattaforme, potrei anche dire che è gratuito, però diciamo che è un credito di $1000 al mese. Questo credito può diventare fino a $10000 al mese, quindi $120000 in un anno, nel caso in cui la start-up faccia anche parte di un progetto di incubazione con un incubatore
con cui l'IBM ha dei programmi di sviluppo e di, dei programmi congiunti sostanzialmente. Vi do un'idea numerica di quanto l'IBM stia aiutando le start-up in questo modo. E abbiamo detto che il 100% delle start-up utilizza questi strumenti. Questo programma è partito da 5 mesi e in 5 mesi la sola IBM Italia, non parlo a livello mondiale, sta erogando più di $150,000 al mese di cloud gratuito per le start-up. Vuol dire un investimento di quasi 2 milioni all'anno e non è finita e vogliamo aumentarlo ancora. Nel mondo questo programma, allora, mentre in Italia siamo a poco più di 100 aziende che hanno aderito, start-up, che stanno beneficiando di questo programma, nel mondo sono più di 3.000 e in Europa circa 800. Questo è un aiuto concreto. Ringraziamo il dottor Giuseppe Ravasi, responsabile sviluppo ecosistema IBM Italia, Technology Bits 2015.